Ciao a tutti, oggi andiamo a costruire un attrezzo speciale perché non abbiamo voglia di comprare l'originale Gucci, giusto Luna? Sarebbe in pratica la chiave per tenere fermo o avvitare e svitare il dado dell'alberino primario, l'alberino di invio o l'alberino frizione, questo. Allora, innanzitutto prendiamo una barra. Quindi 6 mm per 40 mm per 400 mm di lunghezza. Ok? Dopodiché prendiamo una bussola da 27 mm, classica bussola. Andiamo a tagliare la bussola da 27 mm. Assorita, andiamo a tagliare la bussola da 27 mm, togliendo la parte con l'attacco da mezzo pollice, e andremo a usare solo la parte esagonale o comunque la parte che prende il dado. Andiamo a tagliarla a 20 mm, la centriamo sulla nostra barra, segniamo e foriamo il centro. Faccio questo solo per comodità per la saldatura, quindi io ho già preventivamente segnato il centro, comunque questa è centrata. Vado a mettere una vite, rondelle. E vado a centrarla sulla barra. Poi procederemo alla saldatura. Allora, dopo aver saldato e rifilato la bussola, andiamo a allargare il foro ad almeno 24-25 mm, perché al suo interno dovrà passare 1000 righe della frizione. Allora, abbiamo allargato il buco perché, come dicevamo, deve passare l'alberino della frizione in 1000 righe. E adesso andiamo a sagomare il resto della barra. Allora, abbiamo sagomato la chiave, allargato già il foro e poi ho aggiunto un tubo tondo in modo da impugnarla meglio per lavorare. In pratica, il compito di questa chiave è lavorare sull'alberino della frizione. Bene, a questo punto lunedì andrò in ferramenta e prenderò un tappo per il tubo, tappo in plastica, e gli darò una mano di nero per evitare la ruggine che farà sicuramente. Ok, l'attrezzo a posto, è una bella comodità averlo. Sti cazzi. Ciao a tutti da Davide e da... Chi sei? Luna. Bacio.